Un massaggio rilassante, baci sul collo, un finto provino che richiede contatto fisico, mani che si spingono oltre e la richiesta, spogliati, per farti lavorare devo vederti. Poi lui che si avvicina, nudo, gli occhi rossi di eccitazione. Così numerose giovani attrici italiane raccontano gli incontri con alcuni registi. Con i volti offuscati, le voci camuffate, nell'inchiesta delle Iene, dove sono riconoscibili solo Clarissa Marchese, Miss Italia 2014, e la modella Alessandra Giulia Bassi, le attrici o aspiranti tali accusano molti personaggi del nostro cinema di molestie sessuali. In particolare si ascoltano sei ragazze che nel montaggio delle Iene, una dopo l'altra, anonimamente, salvo Clarissa Marchese, pronunciano il nome di una stessa persona, Fausto Brizzi, il regista di film di successo come Notte prima degli esami o Ex. I loro racconti sono simili a quelli di alcune altre giovani. Tutte descrivono lo stesso ambiente, i medesimi particolari. Un provino nello studio che è una casa, poi gli approcci, le proposte spinte, il disagio. Alcune confessano di aver opposto resistenza, tutte affermano di aver subito molestie che hanno lasciato il segno. Le accuse arrivano dopo settimane di mormorie e indiscrezioni e Fausto Brizzi, già quando il suo nome girava velatamente, è uscito allo scoperto per difendersi, sostenendo: mai e poi mai nella mia vita ho avuto rapporti non consenzienti o condivisi. Il suo legale, Antonio Marino, dopo le accuse esplicite, nega ogni colpa e stempera la gravità degli incontri. In via precauzionale, per evitare strumentalizzazioni, Brizzi, che gli amici descrivono profondamente provato dalla vicenda, ha sospeso tutte le sue attività lavorative e imprenditoriali. A dicembre uscirà il suo ultimo film, Poveri ma ricchissimi, ma la Warner comunica che sospenderà ogni futura collaborazione con il regista. Il mondo del cinema italiano si divide. Alcune attrici difendono Brizzi, sostenendo che si è sempre comportato in modo professionale e che nessuno sul set si è mai lamentato. Masi Argento, la prima ad aver parlato di violenza sessuale nel mondo del cinema, accusando il produttore Weinstein, si scaglia contro il regista italiano. Brizzi, querelaci tutte, non ci fai.